necessaria la partecipazione di oggi come donna innanzitutto, prima ancora che come rappresentante delle istituzioni. La giornata di oggi, concepita in questo modo dal Movimento Non Una di Meno e da tutte le donne, da tutti i movimenti, da tutte le, anche le lavoratrici e i lavoratori che hanno aderito stamattina, è significativa in una fase in cui, in un momento in cui siamo ancora necessariamente, doverosamente per le strade a parlare con le persone per garantire e tutelare un diritto che non è affatto acquisito, su cui non ci dobbiamo accomodare. C'è ancora la necessità di parlare dei diritti delle donne, di tutelare i diritti delle donne e di tutelare le donne e la vita delle donne. Negli ultimi 4 giorni ci sono stati 4 femminicidi, 2 di questi sono avvenuti nella città di Napoli e nell'interland napoletano. Non ci interessa sapere chi li ha fatti, non ci interessa la nazionalità della persona che li ha compiute, sappiamo solamente che degli uomini hanno inteso ribadire la proprietà sul corpo delle donne fino ad arrivare ad ucciderli. È necessario un movimento culturale per ribaltare questo stato di cose. Giornata come oggi in questa città e in tutta Italia sono necessarie anche per questo. Questo è un paese in cui le donne non sono libere, non hanno lo stesso salario degli uomini, non hanno la stessa rappresentanza politica, la loro parola non è legittimata e riconosciuta con lo stesso valore di quella degli uomini nello spazio pubblico. Potrei continuare all'infinito, ma soprattutto non sono libere di camminare per strada, di prendere una circumvesuviana, di avere il diritto di scegliere il proprio progetto di vita, di separarsi dall'uomo con cui hanno scelto di stare per un tempo della loro vita, senza rischiare di essere uccise. Cioè, questo è un paese che non tutela le donne, che si ricorda di loro quando sono vittime e solo esclusivamente in quanto vittime. Quindi c'è anche una visione molto protezionistica nei confronti delle donne, e c'è questa oscillazione che è tipica di una cultura patriarcale fra protezionismo e delegittimazione. Noi vi proteggiamo perché voi non siete capaci. Ecco, allora, tutto questo credo che debba essere un obiettivo di lotta che debba durare in un tempo molto più lungo, che non sia limitato a una giornata, soprattutto in un paese in cui c'è una ventata di oscurantismo e di tentativo di cancellare dei diritti acquisiti, come per esempio l'aborto o come la riforma del diritto di famiglia, e che in questo momento mette in discussione veramente la libertà delle donne.